Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Pietro Grassi, oggi siamo qui, come avete visto dalla intro, immagino, per innanzitutto il terzo vlogmas, ma soprattutto per parlare di terrafiattisti. È un argomento sulla bocca di tutti in questo periodo e quindi volevo parlarne anch'io, ma con lo spirito magico, diciamo, ecco, quindi vi porto oggi tre effetti, chiaramente essendo il terzo Vlogmas, quindi un Vlogmas dispari, avrete soltanto la performance come al solito per il tutorial, arriviamo a 15 mi piace. Eh, due con le carte e uno molto molto semplice con le monete, per parlare appunto di terapiattisti in tema magico. Quindi iniziamo subito. E in particolare, intanto ho sistemato un po' la luce. Iniziamo con le carte quindi le metto per adesso le metto da parte il primo tema ok dovrei aver no, ecco che ci sono i gialli il primo tema di cui voglio parlare è eh, allora brevemente i terrapiattisti sono quelli che credono che la terra sia piatta ok fin qui è abbastanza intuitivo ma loro riuniscono una serie di teorie di complotti Uh, quindi uno dei quali è quello che la scienza in parte non esista, in parte ci dica delle falsità, e voglio provare, però, quest'oggi a confutare questa teoria dei terapiattisti con un uh, esperimento scientifico di quelli che proprio si fanno alle, mh, alle elementari il mazzo in questo effetto non ci serve. Aspettate, ok, dovrei avere tutti gli assi e tutti i K Ovvero quello dell'acqua e dell'olio Come sapete, almeno qualcuno di voi sa mh, Gli effetti magici con l'acqua e l'olio sono molto ricorrenti Quindi oggi voglio proporvi una versione Proprio per provare a confutare questa teoria dei terapiattisti Appunto quella che è la scienza mh, dica falsità E allora voglio iniziare appunto con questo esperimento, tra virgolette, che si fa con gli assi e con i k, come vedete fin qui separati, si vanno a disporre eh, in questo modo. Prima un k, poi un asso, poi un k, poi un asso, poi un k, poi un asso, fino a un k e un asso. Quindi, come potete vedere, sono state ben mischiate le carte. Eh, però aspettate perché magari potete pensare che abbia manipolato, ma voglio farvi vedere. 1, 2, 3. Ah, e soprattutto che siano ben mischiate, quindi un K e un Asso. 7, 8 carte. Ma, come per l'acqua e per l'olio, basta aspettare un attimo. Ok, vediamo, ci dovremmo essere. l le l'acqua torna in cima, torna, pardon, sotto, e quindi in questo caso in cima perché abbiamo rivoltato tutto, e l'olio torna in cima e quindi in questo caso sotto. Quindi abbiamo i K separati dagli assi. Voglio riprovare. Uh, stavolta però lo faccio diverso, perché prima ho fatto i due mazzetti, no? Adesso... Lo faccio un po diverso allora assi e k tutti in un unico mazzetto vado a lasciare qui da una parte i k e dall'altra gli assi quindi abbiamo un asso un k un asso un k un asso un k un asso un k non tocco con un dito le carte non vorrei che possiate pensare che io possa manipolarle ma cosa più importante è Date squadro, ok. Sollevo così, non le tocco più di tanto, non voglio dare l'idea di poterle manipolare, è che siano otto carte, quindi una, due, 3, ma che siano mischiate soprattutto, quindi come potete vedere già col k 7 e 8 due dita. Ma come prima, basta aspettare un po' e 1, 2, 3 e 4 assi. E se qui ci sono gli assi, qui naturalmente ci sono i 4 K. Ma acqua e olio è un effetto che si esegue eh, molte volte. Quindi, provo un'ultima volta. Dai, facciamo così. Allora, assi e K bene? Vado a tagliare quindi gli assi sotto ai K e andrò semplicemente a intersecare i K con gli assi. Aspettate così, va bene? Quindi, allora prendo 1, 2, 3 e 4. Ok, quindi andrò a intersecare i K con gli assi, d'accordo? In questo modo, guardate, molto semplicemente. E come potete vedere, le carte sono effettivamente intersecate. Ok, spero si veda, aspettate che... Ok, così si dovrebbe vedere. Però, basta semplicemente squadrare che tornano i k e se qui ci sono i k qui naturalmente ci sono i quattro assi bene prima teoria direi confutata tic una spunta bene passiamo però alla seconda teoria mh, che è quella che sta facendo più clamore in questi giorni tra le due la seconda poi la tratteremo dopo con le monete. Ed è mh, quella relativa a ciò che i terapiattisti chiamano effetto Pac-Man. Ci servono sempre gli assi e K. E che cos'è l'effetto Pac-Man? Per i terapiattisti, l'effetto Pac-Man, aspettate che provo a aggiustare un attimo l'inquadratura. Ok, provo questa inquadratura che magari è migliore. Mm, beh, dicevo, l'effetto Pac-Man, aspettate che. Ok, così forse è un po' meglio. Um, l'effetto Pac-Man è relativo, così forse è troppo poco a luce. Sto facendo un po' di prove. È relativo a um, è, una pardon, è una risposta a una domanda che è stata posta ai terapeutisti, che è quella: ma scusate, perché allora se prendo un aereo riesco ad arrivare in un posto sia facendo il giro da, un, da una parte sia dall'altra? E loro hanno risposto con questa teoria, ovvero quella che arrivando a un estremo del grosso disco che è la Terra, secondo loro, eh, ci si smaterializzi e si riappaia dall'altra parte. Abbastanza strana, però hanno provato a dare questa motivazione. E adesso, mm, boh, non so se userò il mazzo o meno. Comunque ehm, proverò a fare una cosa. Prima sono andato contro i terapiattisti, confutando la teoria che la scienza non, non esista. Adesso, invece, proverò a dare una mano ai terapiattisti, dimostrando che effettivamente il teletrasporto è una cosa che esiste, magari non è applicato. In quel particolare um, come dire, eh, in, in quell'evento in, quell in questa fatto della terra piatta, però, effettivamente il teletrasporto esiste quindi, allora, per questo effetto avrò bisogno di pochissime carte. Ne ho qui 8, come al solito, gli assi e i K e vado a mettere i K con gli assi, ok? In questo modo quindi. Ricapitolo un po' cosa abbiamo. Abbiamo 1, 2, 3 e 4 K. Così come 1, 2, vado il più lentamente possibile, 3 e 4 assi. Ok. Ma dimenticavo una cosa molto importante. Le carte padri sono. Come potete vedere, eh, quelle di picche, che senso? Che qui ho, aspettate, che sposto un attimo: asso di picche e K di picche. C'è una cosa: mi basta scambiare il K di picche con l'asso di picche e passare l'asso qui sopra. Che qui appaiono 1, 2 L'asso di quadri ha deciso di suicidarsi, 3 e 4 assi. Vabbè, qui potrete anche magari già immaginarlo, però voglio complicarmi la cosa. In che senso? Che voglio. Farvi fare una scelta totalmente casuale, quindi lo spettatore dice stop, supponiamo mica stop qua in modo da andare a prendere altre 4 carte: 1, 2, 3 e 4 carte. Ah, cosa curiosa, qui c'è un'altra carta di picche. Allora lo spettatore è andata molto bene in questa scelta perché, come prima, basterà scambiare il 7 col K. Cosa incredibile, dove prima c'erano le tre carte prese dal mazzo e dove prima c'erano i 3K, arrivano esattamente 1, 2 e 3K. E se qui ci sono i K e prima c'erano gli assi, qui adesso ci sono 1. 2 e 3 7 Beh, ma mh, questa era solo la seconda teoria scientifica che abbiamo un po' sostenuto. Teoria scientifica, tra virgolette. Teoria dei terapiattisti che abbiamo sostenuto, che ho sostenuto. Adesso andiamo con l'ultima. Datemi un attimo di pazienza. Bene, ragazzi. Ultima teoria che proveremo a confutare, qui abbiamo una moneta e è quella sull'esistenza o meno dell'Australia. Um, anzi, stavolta non proveremo a confutare la teoria, bensì proveremo a, a, a dimostrare che non è solo l'Australia che non esiste. Beh, non so se lo sapete, ma. Uh, i terrafiattisti hanno sostenuto che l'Australia non esiste perché secondo loro i, i conti non tornano. Cioè se l'Australia esistesse veramente, la Terra non potrebbe essere piatta. E quindi, giustamente, da grandi mh, intelligenti e colti quali sono, non hanno detto ok, abbiamo sbagliato noi, la Terra non è piatta. No, hanno detto che l'Australia non esiste, chiaro, no? palese. Comunque andiamo avanti. Qui quindi abbiamo sperando che si riesca a vedere abbastanza bene. Una moneta, ok, ho messo abbastanza a fuoco, americana, quindi aquila e via discorrendo. E secondo me, non solo l'Australia non esiste, secondo me anche gli Stati Uniti non esistono. Provo a fare anch'io il terapiattista per, per un'ora, per, un per, per un giorno. E dunque, provo a farvi vedere come la moneta americana in realtà possa sparire facilmente perché secondo me l'unico continente che esiste veramente è il nostro, l'Europa. Proviamo. No, non è vero. La moneta non esiste, non è scomparsa. No, niente. Aspettate, eh. ci riprovo. No, cavolo. Beh, Inizio a aspettare che la terra sia sferica. È vero. Scomparsa. Ah, dite, ce l'ho nell'altra mano. Beh, effettivamente... No, in realtà no. Nell'altra mano... E nient'altro... Una moneta, ma è l'unica che esiste quella del nostro continente. Non si vede niente, ma è una moneta europea. Bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, sostenetemi e spero che questo. Tipo di video, questa tipologia di video vi piaccia, quindi in cui parlo magari di un argomento all'ordine del giorno in tema magico, però in, cioè in, con un'ottica magica e magari realizzando anche degli effetti. Eh, devo dire che non è stato facile trovare degli effetti che eh, fossero ben abbinati con l'argomento in questione, quindi con il terafiattismo quindi sostenetemi una volta per tutte con un like lasciate un bel commento magari mh, pro proponetemi degli, degli altri argomenti su di cui trattare in un prossimo vlogmas o magari eh, dopo il periodo natalizio anche magari dei temi d'attualità e magari riuscirò a interpretarli in ottica magica magari... Potete anche scrivermeli in DM su Instagram, come al solito, vi lascio il link in descrizione, trattino basso pietrograssi trattino basso è il mio username. E che dire? Il Vlogmas numero 3 finisce qui. Noi ci vediamo domenica. Il Vlogmas numero 3 finisce qui. Noi ci vediamo mercoledì. Quindi questa settimana Mercoledì 12 dicembre, con il quarto vlogmas in cui avrete un effetto con sia performance sia tutorial. Quindi attivate la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi video. E che dire, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.